Visto che siamo ormai arrivati a fine gioco, vorrei finire le ultime due quest secondarie rimaste in sospeso, ovvero Natty e Poppy. Io andrei prima da Poppy, visto che è la nostra best waifu, e onestamente la storia dei centauri comunque mi sembra abbastanza interessante rispetto a Natty, che vuole fare oggettivamente un po' il cazzo che vuole. Capisco voler scovare Arlo e tutto il resto, però d'altra parte i centauri sembra interessante. Bom, Poppy si trova qui, andiamo. Voglio farmi vedere dalla mia amata Poppy in sella al mio fidato destriero. Oh, eccoti qui. Tesoro, eccomi qui. Madonna mia, è appena apparsa l'erba, ma scusami. Sì, e sono a cavallo. Hai visto, tesoro? Sono venuto a prenderti. Quindi hai avuto fortuna nella biblioteca? Ma che belle le api. Ci sono diverse ore, un'infinità di mappe. Ma credo che questa sia la grotta di cui ci ha parlato Doran. Speriamo, no, dai. Soprattutto perché avevamo... Ma che brutta quella, mamma mia. Non ne ho la certezza assoluta, ma c'è una concreta possibilità che non mi sbagli. Speriamo. Ho sentito parlare di una grotta nell'area da cui le persone si tengono alla larga. A me sembra il posto ideale per nascondere qualcosa di valore. Certo. È un azzardo, lo Skyrim mi insegna, no? Ma è plausibile che un oggetto così misterioso possa essere stato nascosto in una grotta altrettanto misteriosa, no? Mi aggrapperei a qualunque indizio a questo punto. Aggrappati pure a me, tesoro. Ormai siamo qui, tanto vale dare un'occhiata. Concordo. Io so che non c'è interazione, chissà, purtroppo. Se guardando direttamente una pietra di luna si possa rimanere ciechi. Non c'è interazione se qualcuno mi vede fare Avada Kedavra o altre maledizioni. Però sarebbe stato un bel tocco se anche personaggi un po' più innocenti ti vedono usare quella magia e dicono: allora, Poppy, che cosa nasconde codesto luogo? Le voci che girano su questa grotta sono vere, secondo te? Suppongo che lo scopriremo presto. Esatto. Che fai, la righetta? Depulso! Belle ste animazioni, mi piace proprio come... Vabbè, era ovvio che si sarebbe spaccato in quel modo, però era fatto davvero bene. Siamo a milioni di ore di gioco e ancora mi sorprendo per queste cose. Secondo voi è pieno di ragni o ci sono anche gli Inferio? Sembra una zona abbastanza pericolosa questa. Lo dico proprio a livello di trama, non a livello di gameplay. A livello di gameplay spacchiamo un troll in due colpi, voglio dire. Un altro Dagbog aggressivo. Ah, minchia, ma porca. E addio la lingua. Ti immagini se però lei si arrabbiasse perché uccidiamo gli animali? Allora, abbiamo il coso delle falene. Adesso vedi che girando in giro così la troviamo. Vabbè, in realtà forse, guarda. Ipotizzo, non ne sono neanche sicuro. Il Fooper. Sapete che ho dovuto andarmelo a cercare un Fooper perché non ne riuscivo a trovare uno, Mi hai detto, scusa? Deve essere così che sono iniziate le voci sulla grotta. Si dice che il canto di... Quello lo so, lo so, infatti ogni tipo mese devi fare un incantesimo silenziante ai Fooper perché sennò diventi pazzo. In ogni caso, dove dobbiamo andare? E in tutto ciò però ancora non ho visto falene in giro. Magari la troviamo più avanti, poi dobbiamo tornare indietro per poter far sì che si apre qualcosa. La grande meraviglia dei giochi di esplorazione. Forse qualcuno vuole proteggere. Beh, il Fooper è, come posso dirlo, un metodo di protezione abbastanza facile da superare. Basta silenziarli o comunque, sai, gli spari e un Fooper comunque non è immortale. Per quanto sia una cosa orribile, però... Oh no, è lo stesso... Che per puro culo siamo riusciti... Ho sbagliato. Chissà, e siamo riusciti comunque ad aprire. Prima il Fooper e ora questo. Vabbè, posso dirtelo con tutto il cuore. È un enigma del cazzo, tesoro, cioè... L'ho già superato anche con Sebastian, sto enigma. Quindi... Ok, eccola qui la nostra prima falena. E ti dirò... Lumos. Vieni con me e andiamo nell'altro prima. Voglio vedere che cosa c'è di nascosto. Anche perché qui c'è anche un passaggio. Però non so come si apre o quando si aprirà. No, è andata via! Cacchio! Il che vuol dire Lumos. Che non è... Non dobbiamo portarla qui. Confringo! Eccola qua! Tieni... Torna al tuo posto ora. Depulso. Uno, due, tre. Dovrebbe bastare. Ma ci arrivo? Sì, perfetto. E c'è un grande forziere. Oggetto arancione, perfetto. Che tanto ve l'ho detto. Prima di mettermi a potenziare al massimo un vestito adesso, voglio, non ti dico arrivare al livello 40, però...
Il più possibile in alto. Adesso siamo al 37. Anche perché se, metti caso, adesso trovo questo pezzo e al 37 mi dà 99, dopo ne trovo uno al 38 che mi dà anche 100, dici vabbè, è poco però sti cazzi, almeno lo cambi. Certo che i soldi che trovi in giro in sto gioco, mamma mia, la povertà proprio. Allora, falena numero 1, ecco qui. Forse le rune sulle pareti sono un indizio per trovare le falene. Davvero tesoro, non l'avrei mai detto, credimi. A posto? A posto. Andiamo. Un altro ostacolo. Fa niente, troveremo un percorso alternativo. Stellina, è solo una pozza d'acqua. Che tra l'altro qui andiamo a vedere che cosa si nasconde. Ok, siamo dall'altra parte della grotta. Ma Poppy ci segue in acqua, dite? Sì, ci segue, per quanto non si sia vista l'animazione. E qui che cosa abbiamo? Oh, un altro... Ma sai che quasi quasi... Vabbè, ma non ne sono sicuro. Proviamo. Dai, vai, attacca l'altro. No? Peccato. E sono caduto in acqua. Ecco fatto. Mamma mia. Con Poppy che era rimasta in acqua, sto combattimento era unilaterale. Altro forziere con niente dentro, ovviamente. Una tomba. Con dentro un cappello da Indiana Jones. E credo che questo sia lo shortcut di prima. La zona che vedevo esatto, che proseguiva ma era chiusa. Che poi shortcut, mica tanto. Alla fine non è che abbiamo trovato chissà quale segreto qua dentro. È una grotta. Dentro ci saranno due forzieri. Non è che mi dovevo aspettare chissà quale grande premio. Però abbiamo trovato un dipinto di un paesaggio vivario. Wow. E quanti soldi? 8, wow. Viva la ricchezza, mamma mia. Ok, dicevamo, immagino che quindi non posso saltare, vero? Beh, oddio, potrei se il gioco me lo permettesse. Però ho bisogno di un'altra falena, vero? Dove la troviamo? Due in realtà. Depulsiamo. Ecco qui. Aspetta, che quella sicuramente si apre così. Oh, fantastico, aspetta. Ah, il ponte rimane perfetto, alzato, tu vieni con me. Ed infine anche tu con me. Ecco fatto tesoro, ho fatto tutto io come al solito. Sai che novità? Non c'è nessuno che si impegni più di me in sta scuola. E pensa se veniamo pure bocciati. Oh wow, un'altra volta questo. Speravo non ce ne fossero altri. E io invece mi sa che me l'aspettavo, sai. Mamma mia, tagliagli la lingua è il metodo più semplice per ucciderli, sti cosi giganti. Oh, finalmente. Defuzzo. Sai, me l'aspettavo. Me l'aspettavo proprio. Però non mi aspettavo 57 monete. Mentre in questo forziere, che cosa ci sarà? Guarda, le bolle nell'acqua. Un vestito. Bolle nel... Diamo un'occhiata. Ah, esatto, intendeva il vortice. Dicevo le bolle nell'acqua, boh. Andiamo, va. Guarda, le bolle nell'acqua, che bello. Se mi diceva un vortice in acqua, dicevo vabbè, ok. Eccoci arrivati finalmente. Per me la pietra di luna, eh. Vicino è ancora più bello. Deve essere qui, me lo sento. E io lo ripeto, questa mi ricorda tantissimo un'altra grotta che c'è in Sky. Ah, tra l'altro siamo proprio sopra dove eravamo poco fa. Una grotta di Skyrim. Che entri, c'è tipo la missione da fare. Allora, me la ricordo vagamente, ma c'è tipo la missione da fare con uno spirito di fuoco e uno di erba. Li sto ascoltando da un po' di tempo e temo di stare iniziando a impazzire. Oh no. Verone, stavo pensando che è la prova che i bracconieri non sono ancora passati e che la pietra di luna è qui. Speriamo. Questo significa che siamo un passo avanti a loro. Eccoci arrivati allora. Eccola qui. La luna. La pietra di luna. Che sembra appunto una delle pietre del signor Moon queste, tra l'altro. Abbiamo trovato ciò che cercavamo. Ora portiamolo al cerchio di pietre. La pietra di luna dei sapienti. Brava, Poppy. Alla fine era la grotta giusta. Meno male. Dobbiamo approfittare di questo vantaggio per trovare i bolcini prima dei bracconieri. Come ha suggerito Doran, dovremmo portare la pietra di luna al cerchio di pietre. Andiamo allora. Andiamo? Certo. Se partiamo ora dovremmo riuscire ad arrivare entro sera. Ma a scuola non gliene frega niente che noi saltiamo continuamente ore di lezione per andare in giro per i fatti nostri. L'unica che gliene fregata qualcosa era la Weasley, che giustamente la vicepreside ci sta. Ecco il cerchio di pietre, proprio dove aveva detto Doran.
Ma ora che siamo qui, non sono molto tranquilla. Nah, tranquillo, ci sono io. Sapevamo di dover recuperare la pietra di Luna, ma Doran non ci ha detto cosa accadrà quando metteremo la pietra nel cerchio. Appare Voldemort. Dubito che sia pericoloso, spero che abbia a che fare con i bolcini. Di qualunque cosa si tratti, spero c'entrino i bolcini. Già, il tempo stringe, Su, proseguiamo. Se adesso eravamo in un gioco tipo Persona, questa risposta gli avrebbe fatto apparire le stelline sopra. Mi sa che è laggiù. E ovviamente siamo in una zona di mappa al di fuori della classica. Dove siamo? Comunque, com'è sta tua nonna? Niente, abbatte nonna. Ha lanciato un incanto gnaulante e minaccia di trasformare in un mantello il primo bracconiere che si presenta. Vabbè, spero che stia bene allora. Male se penso che sono andati da lei per colpa mia. Vabbè, non sarà, è colpa tua. Sarà felicissima che hai deciso di trovare i bolcini. Spero di sì. Nonna capisce quanto sia importante proteggere chi ne ha bisogno. È vero. E io voglio proteggere te, piccola stella. Eccoci arrivati al cerchio di pietre, dove evocheremo Molak Bal. Dove mettere la pietra di Luna? Chi lo sa? Dobbiamo infilarla qua dentro, che dici? Che faccia che ha fatto? Cos'è? Ah, è un Munkalf. Che ci fai qua tu, scusami? Ok. Ah, certo, vabbè, Munkalf ha senso. Stanno facendo un simbolo per caso per terra? O stanno girando a caso? Era la danza dei Munkalf. Ah, ecco. Sai quanto è raro vederla dal vivo? Abbastanza? Con la luna piena. Anche se credo che questa volta sia stato merito della pietra di Luna. Eh beh, certo. Quell'antico che hanno tracciato per terra. È normale. Esatto, me lo sono immaginato anche io. Non ripetono mai lo stesso motivo. Per capire meglio questo, dovremmo disegnarlo. Non vedo l'ora di dire a nonna che ho visto la danza dei Munkalf ben due volte. Mi invidierà molto. L'avevi già visto? La prima volta è stata fortuna. Ero in sala dalla forte e per quello li ho visti. Era la notte... La notte in cui ho conosciuto alla forte, io... Non c'è bisogno di dirmelo se non vuoi, eh? Se non vuoi parlarne, esatto. Non importa. Mi fa molto piacere raccontartelo. Circa 5 anni fa, alla forte fu catturato... Mi sembra una storia già sentita. Inizialmente volevano venderla, ma presto decisero di ucciderla. Presumo ci avrebbero guadagnato di più. Io non ne potevo più. La liberai e fuggimmo. Volammo per non so quanto, finché non vidi alcuni Munkalf ballare sotto di noi e atterrammo per guardarli. Lo vidi come un segno. Un buon segno. Il peggio era alle spalle. In che senso ne avevi avuto abbastanza e il peggio era alle spalle? La notte in cui liberai alla forte è la stessa in cui fuggii da casa. Dall'accampamento di bracconieri. Vengo da una famiglia di bracconieri. Porca troia, sai che sono arrivato e ho detto... Ah, cazzo, vuoi vedere che... Per Merlino, non so che dire, Poppy. Non posso neanche immaginare quello che hai passato. Mi sono sempre sentita diversa da loro. Eh beh, certo. E più crescevo, più diveniva chiaro. La nonna cercò per anni di convincere i miei a mandarmi da lei. Ti basti sapere che, quando me ne andai su alla forte, mi diressi dritta da lei. Eh beh, ovvio. Coraggio. Sono felice che tu sia scappata. E che sia arrivata da me. Da piccola ho visto così tanti animali che avrei voluto aiutare. Ora è la mia unica missione. La Newt Scamander di questo gioco, lei. Ci stai riuscendo. Da quello che ho visto, stai riuscendo nel tuo intento. Ho ricevuto un po' d'aiuto. Non l'avevo Se vuoi lo riceverai per sempre. Ma sono felice di avertelo raccontato. È bello avere qualcuno con cui parlarne. E io sono contento che tu ti sia aperta con me. Grazie di avermelo detto. Dovremmo tornare da Doran. Deve vedere il simbolo. E abbiamo anche dei bracconieri da sconfiggere. Ovvio. Raccogli la pietra di Luna. Così posso fare uno schizzo del simbolo per Doran. Adesso scompare tutto. Hai finito il disegno? Minchia, che velocità. Quasi. Credo sia il profilo di... un uccello. O almeno così sembra. Il diario non diceva che la chiave per trovare i bolcini è la luce della luna? Ma certo! Ora è tutto chiaro! Dobbiamo informare Doran, anche se non saprei proprio dove trovarlo a quest'ora. Forse faremmo meglio a tornare al castello. Lo cercheremo domani dopo una bella dormita. Certo, signorina. Andiamo allora. D'accordo. Se sei pronta possiamo andare.
Il centauro e la pietra, missione completata. Bella Poppy, lei bellissima. Dunque, immagino che dobbiamo aspettare. Raggiungimi nella foresta proibita e riferiremo del simbolo formato dai Mooncalf. È bello sapere che lei mi scrive nel momento in cui sto occupando proprio dei Mooncalf e di tutti gli altri animali. È quasi poetico. Mi fa straridere come questo grapporn enorme sia accanto al Knisol nanissimo, piccolino, patuffolo lui proprio. Mamma mia quanto sei piccolo. Che bello che è comunque Calligo rispetto ad Alaforte. Alaforte è il classico ippogrifo bianco, questo è un ippogrifo nero ossidiana, cioè bellissimo, bellissimo. Eccomi qua, ciao. Meglio smontare. Meglio smontare, se mi facesse scendere volentieri. Ecco qua, grazie Calligo. Ciao, come va? L'hanno fatto dopo che avete posizionato la pietra di luna. Esatto, si sono messi a ballare. Perché o cosa significhi? Ha a che fare con i bolcini? Non ne ho idea. Gli individui è come il mare. Può essere vasta, ma la sua profondità ha un limite. Dipende dove ti trovi, eh? Che bello rivederti. Poppy ti ha spiegato quello che è successo. Sì. E sono felice che siate tornati entrambi sani e salvi. Ti ringrazio. Temevo che non fosse stato saggio inviarvi su un sentiero che era ancora a dir poco incerto, se non addirittura letale. Sai che novità? Ma l'acume dei centauri non è personale né parziale. Il cielo ci svela il futuro. Parlo di cose di filosofia mentre sono un uomo cavallo. Sappiamo che cosa abbiamo visto fino a che non si realizza. Sapevi che i bracconieri avrebbero provato a ucciderci? Non ne ero a conoscenza, ma non posso dire di essere sorpreso. E grazie al cazzo! Proprio come mi aspettavo, il nostro primo incontro. Mi dispiacerebbe ricominciare da capo. A me e a Poppy farebbe molto comodo. Certo. Spesso è il miglior punto di partenza, non credi? Molte lune fa ho divinato una serie di eventi. A lungo il significato mi è rimasto ignoto, ma ora mi parlate dei bolcini e dei bracconieri che li cacciano. Credo che il simbolo creato dalla danza dei Mooncalf indichi il nascondiglio dei bolcini. Il caso vuole che io conosca. Finalmente ha parlato in modo chiaro. Ho visto quel simbolo una sola volta sulla roccia dei precipizi nella foresta. Dovete fare in fretta. Dopo tanti anni lì dentro i bolcini potrebbero non essere più al sicuro. Ok, cerchiamo i bolcini allora. Se hai ragione su questo posto, allora dobbiamo raggiungerlo. Ci vedremo lì. Sì, signore. Non possiamo permetterci di perdere di nuovo i bolcini. Come se non l'avessimo già persi, in teoria. Cioè, ci vediamo là allora. Livello 27, ti serve Glacius. Ciao, bambina. Scusami se sono entrato in casa. Sono venuto solo a prendere questo forziere. Bello! Oh, che bello! Neanche a farlo apposta l'ho appena messo in giro per la stanza, le statue. Posso solo chiedere, oggettivamente, perché mettere due cavalcature volanti in questo gioco? Nel senso, capisco metterti appunto la scopa perché è base, però se mi metti l'ippogrifo allora uno dei due non mi servirà, non ti dico mai, però quasi. Onestamente è molto più utile e pratica usare la scopa, l'ippogrifo avete visto, avevo pure difficoltà a parcheggiarlo prima. Davvero notevole. Che cosa, io che mi sono fermato qua tutta la notte ad aspettarti? Sono accorso il prima possibile. Hai visto il simbolo sopra l'entrata? È lo stesso che i Mooncalf hanno tracciato. In realtà non ci ho ancora fatto caso, scusami. Naturalmente Dorran lo aveva già presupposto, ma vederlo lì... Possibile non l'ho visto. I bolcini siano nascosti proprio qui. Scopriamolo. Dorran ci aspetta poco più avanti. Quando vuoi, fammelo vedere. Esatto, fammi un attimo vedere. Dov'è il simbolo? Ci credi? Eccolo lì, è vero. I bolcini veri. Sono contenta che sembriamo essere un passo avanti rispetto ai bracconieri. Quanto ci fai che in realtà ci stavano seguendo? Non abbiamo più avuto loro notizie. Esatto. Con un po' di fortuna stanno ancora analizzando le ricerche di nonna. C'era molto da leggere. Noi invece avevamo Dorran a guidarci. Anche se i bracconieri dovessero arrivare qui, noi ormai saremmo molto distanti. Posso dire che ho un piccolo brutto sospetto. E se Poppy in realtà stesse lavorando con i bracconieri ed è sotto copertura e ha fatto tutto questo per fregarci, ti giuro ci rimarrei malissimo. Ci rimarrei malissimo. E questo che cos'è? Oh. Ah, so dove siamo. Ci sono passato neanche a farla apposta ieri. Spero che l'attesa non sia stata troppo lunga, Dorran. Per nulla. Ma non sono io ad aspettare il vostro arrivo.
Avete la pietra di Luna con certo, voi? Certo. Sì. Neanche... Bene. È importante per ciò che accadrà dopo. Avevo visto come qualcuno dietro il pilastro. Due. Quindi, no, dicevo... cosa accadrà dopo? E cosa sono queste colonne? Una protezione, direi. C'è solo un modo per scoprirlo. Infila la pietra là e dentro. E sospetto che sappiate meglio di chiunque altro come procedere. Guarda. Comunque, neanche a farla apposta, ci sono passato ieri qua, e mentre esploravo, e ho detto, chissà cosa serve sta porta. Guarda un po' il caso. Allora, Glacius ce l'abbiamo. Inseriamo la pietra. Mi chiedo se le colonne si possano spostare. Ma va? Davvero, tesoro? Ecco fatto. Giusto? Funzionato! Guarda, Dora, non una porta! Me ne bastavano due, quindi, fantastico. C'è lì dietro quel passaggio. Adesso temo di dovervi lasciare. Almeno per ora. Non ovvio. Con noi. Se i Bolcini sono qui, il branco vorrà constatarlo con i propri occhi. Soprattutto Elec. Proseguite senza di me. Vi raggiungerò appena possibile. Sì, signor capitano. E allora noi andiamo. Prendiamoci la Felix. Così vediamo dove si trovano tutti quanti i forzieri. Perché tanto, che senso ha farle se poi non le usiamo, le pozioni, su. Guarda le figure sulle pareti. Incendio! Rappresentano tutti degli animali. Sì. Questo luogo deve essere stato costruito per proteggerli. Onestamente... non ho nulla da temere qui. È anche bello. È proprio visivamente bello da vedere. Gli accampamenti dei bracconieri avevano un che di opprimente. È difficile da spiegare, ma per me era chiaro. Qui sai che ci avverto sicurezza e calma, l'opposto di quegli accampamenti. Onestamente, sapere che Poppy... Quanti libri? Non hai mai visto lo studio di mia nonna? Faceva parte di una famiglia di bracconieri, la rende ancora più interessante. Allora, posso dire che è un po' un peccato, ma neanche troppo, che non ci siano companion fissi, nel senso, o meglio, fissi. Che non puoi scegliere con chi andare in giro, queste cose qua. Un po' ti rende le cose più oneste, nel senso, perché se vai in giro con qualcuno è ovvio che è più facile. D'altra parte, se potessi scegliere, sceglierei sempre Poppy. Tutti gli altri, beh. Oddio, anche Sebastian era mica male, eh. Sebastian, fino a che non è diventato tutto scemo, era un buon compagno. E anche in Faustus, onestamente, non ti dico che non lo sceglierei. Che cosa nasconderà codesto forziere? Un'altra statua? Le dimore. Bello! Gli alberi così che ti fanno da sottopassaggio. Ho il brutto presentimento che i bracconieri in realtà arriveranno. E io ho purtroppo ancora questa brutta sensazione contro Poppy. E non dovrei, perché poverina, non penso ci stia mentendo. La storia è arrivata a un punto tale in cui se davvero lei adesso si rivelasse essere, non ti dico cattiva, ma anche solo manipolata dalla famiglia, non ne sarei sorpreso. Ecco qua. Addio tranello del diavolo. Altro forziere. A parte chiunque quanto buio. Questo posto amava leggere. Ma va. I libri parlano tutti di animali. Tua nonna lo adorerebbe. Adesso si scopre che sto posto era di sua nonna. Boh, non lo so, forse mi sbaglio su Poppy, nel senso, magari non è cattiva, perché se parla così tanto bene di sua nonna e i bracconieri sono nati pure da lei, non penso che... Ho detto che non è davvero una via senza uscita, ma... Ma va. Come proseguire? Come proseguire? Dobbiamo salire. Levioso! Ci sono dei simboli su quelle lastre a terra. Poppy, tesoro, grazie. Non l'avrei mai detto, davvero. 10.000 ore in sto gioco non mi avrebbero mai fatto arrivare a questa conclusione. Quindi il forziere è di sotto. Ma, giusto curiosità, se uso Confringo... Confringo! Funziona lo stesso, immaginavo. L'importante è che fosse fuoco. Interessante ecco. Modo di nascondere. Geniale. Che cosa, nascondere delle porte? Guarda, sono corvi quelli? Posto. Beh, bello è bello. Onestamente è anche bello visivamente. La piccola Poppy Sweetie. Cos'è? Guarda. Cosa vuoi che fosse quel rumore? Ecco fatto. Beccati questo. Mi spiace, mancato. E tu, ora sei morto. Hai commesso un errore e tu sei morto. Due volte addirittura.
Siamo arrivati, siamo qui per proteggervi. Venite fronte alle pacchette. La battaglia non è che all'inizio. Glacky, attacco. Se sento sì, a botte. Madonna, che combinazione incredibile che stiamo effettuando. Con cosa? Con il centauro? Muori, ragazzo. Arriva altra gente? Sì. Ecco fatto, bella. E addio. No! Il centauro mi ha mi ha spostato la mossa. Che cosa ho fatto? Trasformato il tuo amico in una bomba. Ecco che cosa ho fatto. Siete incolumi? Speravo di arrivare prima che fosse troppo tardi. E che non lo vedi? Sto benissimo. Stiamo bene. Se non fossi arrivato, quando sei arrivato? Non è vero, stavo bene. Dorran, hai combattuto con noi contro la tua stirpe. Sono lieto di esserne stato testimone. Ora credo a tutto quel che Dorran mi ha riferito. Sono coloro che ho visto, Elek. Termina il tuo lavoro qui, fratello. Gli eventi che hai divinato devono ancora avverarsi. Esatto. Non è ancora finita, fra. Sblocca le porte del santuario dei Bolcini. Oh, ma si è teletrasportato. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Colpirlo col ghiaccio e col fuoco? Incendio! Ah! Adesso è apparso Apri. Non sono sicuro se ho fatto io la cosa giusta o no. Sembrerebbe di sì, però non mi sembrava si fosse attivato nulla, quindi. Boh. Eccoli qua, i Bolcini. Incredibile, esistono ancora. Dio mio, quanto è rovinato, ecco, lui. Eccoli là. Sono uova quelle. Ora non resta altro da fare che spezzare l'incantesimo. Vuoi che siamo noi a farlo? Lei è contentissima comunque in tutta sta storia. Volevo solo che fossero al sicuro. E ora lo sono. Dovresti farlo tu. Io? Sei sicura? Vabbè, faccio io, d'accordo. E ora si schiude, quindi? Adesso esplodono. Ma che piccolo! Che carino! Per Merlino sono adorabili! Madonna, quanto cosa è piccolo! Adesso? Non possono badare a se stessi e quando si spargerà la voce che sono ricomparsi... Nessuno farà loro del male. I centauri non lo permetteranno. Questa è una promessa. Croce sul cuore. Ti ringrazio, Dorran, per averci aiutato a trovarli e adesso a proteggerli. Il merito è tutto. Dio mio, che luce. Cara bambina, i bracconieri non avrebbero agito così. Ricordatelo. Tu hai un buon cuore. E gli tocca il naso qua. Ste scene qua sono belle. Purtroppo si vede che col senno di poi è fatto su PS4 questo, perché purtroppo non ha l'upgrade. Avete PS5 combattuto valorosamente oggi. Lasciate che ora ce ne occupiamo noi. Quindi la storia di Centauro è finita? Non è un problema. Vorrei attardarmi ancora un po' con i Bolcini. D'accordo. Una ricerca volatile. Certo che un po' di esperienza in più me la potrebbero dare, eh. Chissà, dite che è finita la missione quindi di Poppy? Certo, sarebbe comunque una bella fine per la missione, però sembra un po' lasciata lì forse.